Siamo, mi hanno invitato per parlare, come sapete, della cattura di pesce Franceschi, Ciccio Pesce. Prima vorrei fare un discorso un po' più ampio, nel senso che sottolineare che dopo le grandi serie di catture dei grandi latitanti del 2008-2009, 50 latitanti in un anno catturati da carabinieri, polizia e Calabria, e dopo le grandi operazioni antimafia del 2010, cito per tutte Crimine, Meta, Polizai, quelle sulle coste italiane del Borgo Giudice, ovviamente si sono creati, come era fatale, nuovi latitanti, perché su centinaia di misure cautelari alcune non sono state eseguite. Diciamo che questa nuova generazione che è al vertice dell'attenzione degli organi di polizia comprende, o meglio direi ora comprendeva, quattro nomi: Rocco Aquino sulla Ionica, Rondello Domenico nella città di Reggio, Pesce Francesco sulla Piana e Cosimo Alvaro a metà, come dire, fra la Piana e la città, per motivi che voi sapete, sapete già, e il centro operativo della Cosca è colui che tiene la cassa, il regista delle estorsioni, dico regista perché evita accuratamente di essere impegnato in prima persona, ma naturalmente si avvale di una serie molto larga di affiliati. Però Pesce Francesco, anche perché è giovane, perché rispetta la tendenza delle coste di 'Ndrangheta in questi ultimi 10-15 anni, così più, è anche un imprenditore, è il volto imprenditoriale della costa. Come ricorderete, Pesce Francesco è latitante dell'operazione Oldside, ma con l'operazione Oldline, insieme a carabinieri e guardie di finanza, sono stati sequestrati beni per circa 200 milioni di euro, una buona parte dei quali proprio nella disponibilità di Pesce Francesco, negozi di abbigliamento, centri commerciali e persino le due squadre di calcio di cui a lungo si è parlato. Pesce Francesco è cresciuto all'interno della famiglia perché ha approfittato dei lunghi periodi di detenzione dei familiari, il padre, il capo storico, Pesce Antonino, è detenuto credo al 93, attualmente al 41 bis dopo l'operazione Olizzai, e ha approfittato di, per questa sua crescita, della detenzione dello zio Pesce Vincenzo. Quando Pesce Vincenzo alcuni anni fa è uscito, si è creata una fortissima tensione tra zia e nipote per il controllo della cosa. I giovani che scalpitano soltanto che non è, anche di Pesce Vincenzo non è affatto di 50 anni. È intervenuto il padre, tutto questo è ovviamente registrato dalle intercettazioni in carcere, dall'ambientale, eccetera, e poi confermato in parte, per la parte che poteva essere a sua conoscenza, da Pesce Giuseppino. E è intervenuto Pesce Antonino e ha spiegato ancora una volta al figlio, secondo le buone regole, che bisogna rispettare gli equilibri interni alla cosca, che poi in questo caso è anche la famiglia di sangue, in questo caso ha imposto una sorta di tregua fra il fratello Vincenzo e il figlio Francesco. Arriva poi appunto l'operazione Oldside, Pesce e quelli più stretti, Pesce Francesco e quelli più vicini a lui riescono a prendersi latitanti all'ultimo minuto, e Pesce Vincenzo e gli altri parenti a lui più vicini vengono invece detenuti. Quindi da in aprile 2010 Pesce Francesco ha avuto da capo campo libero, perché è detenuto anche lo zio, e il suo ruolo è andato sempre più crescendo nonostante le investigazioni e la pressione dei carabinieri che oggi ha portato al risultato. Aggiungo che
Fece Vincenzo è imputato nel processo che si sta celebrando in abbreviato. Il pubblico ministero ha chiesto alla dottoressa Cerreti, che ha coordinato insieme al dottore Ferrarino sia le indagini sia poi le ricerche dei latitanti. Il pubblico ministero ha chiesto la pena a 20 anni di reclusione proprio per questo ruolo di assoluto rilievo, di primissimo piano di Fece Vincenzo. Il giudice deciderà alla ripresa a settembre. Vi ringrazio per essere qui accanto a me per fare un bilancio, rubandogli il mestiere, dell'attività del reparto anticrimine negli ultimi 2 anni, cioè da quando ha preso il comando il colonnello Russo. Il colonnello Russo ha preso il comando a settembre 2009 e il reparto da allora può vantare il fatto di aver collocato, come abbiamo indicato al colonnello Russo, che hanno collocato le microspie a casa di Pelle Giuseppe, dando il via a tutta quella serie di operazioni denominate reale, che secondo me sono uno degli assi strategici, non l'unico, ma uno degli assi strategici del contrasto all'andrangheta militare e alla zona grigia della città e della provincia di Reggio Calabria. Ah, gli uomini del reparto anticrimine, guidati dal colonnello Russo, hanno eseguito gli arresti di Pelle, Morabito, Ficara, nell'operazione cosiddetta Reale 1, decisa concordemente dalla procura di Reggio Calabria e dal comando del Rosso a livello romano, naturalmente non soltanto il regime, c'era l'accordo sia della territoriale che della Rosso locale. Ha eseguito le indagini e l'arresto di Zumbo Giovanni, e voi sapete cosa è e cosa significa Zumbo Giovanni, con tutti i suoi rapporti, chiamiamoli per comodità e per eufemismo, ambigui con pezzi di apparati. Ha partecipato quindi alle indagini e agli arresti dell'operazione Crimine, e poi continuando le indagini sull'università, le indagini che hanno portato all'arresto e poi alla successiva condanna, come ben sapete, di Zappalà Santi, consigliere regionale, e degli altri candidati alle elezioni regionali e comunali del 2010, che sono tuttora detenuti a seguito di condanna in primo grado. E poi, per non perdere ulteriore tempo, fino alle indagini più recenti, voglio sottolineare le indagini che hanno consentito di accettare e arginare i tentativi falliti, sottolineo, di influire sull'esito del processo Zappalà, con l'incriminazione anche di un cancelliere della Corte d'Appello di Reggio. E da ultimo, notizia dei giornali di ieri e di oggi, il sequestro dei beni in collaborazione con la finanza, sempre all'insegna di quella collaborazione virtuosa tra polizie che portano ognuno la ricchezza della loro professionalità, oltre che della loro dedizione nel senso del dovere dello Stato, il sequestro dei beni in uso, confermati, credo, ieri o l'altro ieri dal giudice delle indagini preliminari. L'attenzione sulla sinergia tra le forze speciali e le forze territoriali della Guardia di Carabinieri, di cui ha accennato sia il signor procuratore della Repubblica Giuseppe sia il signor Parente, che si sostanzia nel cosiddetto modello Reggio Calabria, che il colonnello Dio Santo, con la collaborazione del suo staff, ha voluto, cioè quello di mettere a frutto, di mettere a sistema tutte quante le articolazioni territoriali dell'arma dei carabinieri insieme a quelle delle parti speciali, e proprio la cattura di Pesce mette in evidenza appunto questa sinergia che è costante in ogni attività investigativa che l'arma dei carabinieri della provincia di Reggio Calabria sta svolgendo o ha svolto. Questa non è proprio una sintesi, da un punto di vista scolastico, che quello che chiamiamo il modello Reggio è appieno. Infatti l'attività investigativa per la cattura di Pesce si è sviluppata sostanzialmente in due direttrici. Da una parte l'attività investigativa, chiamiamola in senso classico, passatemi il termine, neanche dopo tecnico, attività di intercettazione e pedinamenti, dall'altra attività
di perlustrazione con l'ausilio di pattugliamento del territorio, l'ausilio dello squadrone riportato a cacciatori e una serie di pressioni notevoli sull'abitato di Tosarno. Insomma, probabilmente a voi vi sfugge la cosa, ma quasi quotidianamente noi abbiamo espresso nella zona di Tosarno, nei dintorni, un numero notevole di uomini impiegati in non solamente in pattugliamento, anche in perquisizioni e attività di controllo sul territorio in modo stretto. Questo chiaramente ha fatto sì che, mettendo assieme i dati che vengono da un'attività tecnica insieme ai dati che vengono da un'attività di impostazione di pressione, ha fatto sì che incrociando questi dati, mettendoli assieme, appunto ha evidenziato alcuni errori che hanno portato all'individuazione del Provestier, che è un favoreggiatore, sarebbe stato proprio un favoreggiatore con l'aggravante dell'articolo 7, che tra l'altro anche intestinario della ditta Demo Sud, che tra l'altro ritira anche al deposito finanziario, dove appunto era stato costruito il cooper nel quale è stato catturato pesce francese. Per il resto sulla cattura, che voi ormai sappiate tutto,